L'azzurra che parte però da una corsia non eccezionale, la 3. Davanti a lei ci sono tutte le migliori. Buona la partenza. Allora, vediamo un po'. È partita forte Libania. Partita forte, è già andata sulla scia dell'Ucraina, ma è già andata a prendere anche la Rogu. E però è partita forte anche lei, La Rogu è già sulla Terrero. Qui bisogna mantenere. Grande gara della Libania. Grande gara della Libania che ha fatto un 200 metri fantastico, è già davanti a tutte. E adesso bisogna mantenere perché sono le altre che devono cambiare il passo. Attenzione per all'Ucraina. Prendere l'italiana. Non c'è niente da fare, vince la grande Libania. Entra in testa nel rettilinio Libania Grenò. Non può perdere questa gara. Attenzione alla rimonta dell'Ucraina, deve tenere adesso Libania Grenò. Sta ritornando la spagnola per il bronzo contro la Rogu. Sembra rallentare un po' Libania Grenò, ritornano su di lei, ma è l'arrivo ed è medaglia d'oro per l'Italia, Libania Grenò vince in 51-12, è la nostra prima medaglia d'oro, Libania Grenò è campionessa europea dei 400 metri femminili. C'era già anche Giorgio Ballanti. European champion, representing Italy, Libania Grenò. È il suo momento. Ha ricordato la sua avventura americana in Florida. Florida con Lauren Seagrave, l'allenatore quest'anno. Lì anche lo stesso Martin Rooney si è allenato con Merritt, Sean Merritt, Justin Gatlin, una fucina di campioni. In questo momento lo inseguiremo ai campioni d'Europa. L'hanno cantato tanti gli italiani presenti, so di molti dal Veneto, e l'ha cantato, più che altro l'ha vissuto su se stessa tanto questo inno, lei l'ha cantato anche Marco Fassinotti, che pure è già concentrato sulla sua finale del salto in alto. Italiani all'estero, diciamo, perché Fassinotti vive a Birmingham, si allena con Fus Ahmed, che è stato l'allenatore, che è l'allenatore dell'ex, anzi del campione d'Europa tuttora in carica, Grabars.